Rame, straordinaria festa per Abuna Ilario Antoniazzi, rientrato in parrocchia, ora consacrato vescovo, destinato all'arcidiocesi di Tunisi. Ingresso primo, forse ultimo, davvero trionfale, attraverso le vie del paese, immerso in un popolo che con una spontaneità e un giubilo indescrivibile manifesta senza traccia di dubbio la stima, l'affetto, la speranza che ripone in questo straordinario pastore. Partendo dalla chiesa ortodossa, tra striscioni, applausi e sparo di mortaretti, tra musiche e tipiche grida di giubilo, il corteo si è diretto verso i saloni parrocchiali, ultima opera portata a termine da Abuna Ilario. Qui i discorsi di occasione non hanno nulla di formale, anzi sono quanto di più sentito e partecipato si possa immaginare, tanto da essere trasmesso oltre la barriera linguistica dell'arabo ai parenti di Don Ilario venuti dall'Italia. Parlano i rappresentanti delle varie chiese che qui hanno goduto la più bella esperienza di ecumenismo. Parla il sindaco Druso, entusiasta ammiratore e sostenitore delle iniziative di Don Ilario. Parlano i rappresentanti della scuola e della parrocchia, ma la risposta del novello vescovo non è per nulla inferiore, traboccante della più bella e calda umanità, la dote più apprezzata e più accattivante di Don Ilario. Oggi a Rame io sono vescovo e sono vescovo per tutto Rame. La scelta che di me ha fatto Benedetto XVI in realtà è un regalo per Rame, perché io sono il quarto vescovo che esce da questa città e che la città di Rame dona alla Chiesa. Tutto questo è merito vostro, perché mi avete accolto, mi avete rispettato, mi avete amato. C'è stata una gara e bisognerebbe mettere in chiaro chi è che ama di più, se l'uno o l'altro, se voi o me. Ma non vogliamo entrare in una questione tanto difficile. L'importante è sapere che voi mi amate e io accolgo il vostro amore, ma allo stesso tempo Rame è dentro il mio cuore. La partenza sarà forse difficile, anzi lo so per certo che sarà difficile, ma una cosa mi dà coraggio e rende la mia partenza meno triste e meno dolorosa è il vostro amore, i giorni belli che ho vissuto qui a Rame, la fraternità che ho trovato qui a Rame. Ho detto una volta, Cristo non è bravo nella matematica, perché lui promette ad ognuno che lascia il padre, la madre, le case, i campi, i figli, che troverà 100 volte tanto in madri e figli, eccetera. Questa affermazione non vale in Rame, perché qui io ho trovato più di 100 padri e madri e figli e fratelli. Al ricevimento segue la celebrazione dell'Eucarestia in parrocchia. È la prima messa dopo l'ordinazione episcopale e si avverte il profumo della consacrazione. Lo si avverte in Don Ilario che sta acquistando di momento in momento in paternità. La si avverte nei confratelli sacerdoti che lo circondano di benevolenza, di incoraggiamento e, a dire il vero, un po' rammaricati di doverlo lasciar partire. Partire da questa terra che non solo è amata, ma è terra santa. Che cosa lascia in testamento ai suoi cristiani di terra santa Don Ilario? Una delle più grandi, più belle grazie che ho ricevuto da quando sono venuto in Galilea, per il fatto che ho vissuto 20 anni in Giordania prima, è stato proprio di essere immerso nei luoghi santi, nella santità dei luoghi santi. Nelle mie prediche insistevo sempre che i luoghi santi santificano non solo l'animo, ma anche il corpo, perché tutto ciò che è santo santifica, quello che è caldo riscalda.
il sole che dà luce, e i luoghi santi danno luce, danno calore spirituale. Però d'altra parte vorrei dire ai miei cristiani, a tutti i cristiani, che hanno un obbligo di più di vivere il loro cristianesimo, più che coloro che non vivono nei luoghi santi. Lo devono vivere meglio, in un modo più sentito e più convinto, proprio perché sono figli dei luoghi santi, e lo devono dimostrare con la loro condotta e la loro vita di ogni giorno. Ma la festa a Rame non impedisce al pensiero di correre in avanti a ciò che lo attende in Tunisia. Ci sono stati molti cambiamenti in Tunisia, dove ci vado, e mi chiedono sempre qual è il ruolo della Chiesa, che cosa si può fare. Mi sono incontrato col mio vicario generale di Tunisi e abbiamo parlato a lungo di tutto questo, anche se non conosco bene la situazione, perché non sono mai andato e ancora ho una conoscenza un po' superficiale. Però quello che ho capito è che la Chiesa deve compiere la sua missione d'amore. Cristo ci ha dato il primo comandamento di amatevi gli uni gli altri, il più grande dei comandamenti. E solo con l'amore possiamo risolvere i problemi che ci sono, perché l'odio porta odio, la guerra porta guerra, solo l'amore porta amore, porta misericordia. Il Papa Francesco ne parlava ieri, della misericordia, del perdono, e credo che questo sia proprio il ruolo che la Chiesa di Tunisia, tramite i cristiani, deve offrire al popolo tunisino: la capacità di amare malgrado le difficoltà e malgrado le sofferenze che trovano ogni giorno, e credono che siano cristiani generosi che possono fare molto molto bene in Tunisia. I progetti sono ottimi, il nostro augurio e la nostra preghiera certamente lo accompagneranno. Ci sono le difficoltà, ma ci sono tanti segni incoraggianti, non ultimo quello di essere stato ordinato vescovo in un tempo così carico di grazia. La gente mi dice: hai incominciato la tua vita episcopale con il Papa. È vero, sono una delle ultime firme di un grande Papa, Benedetto XVI, ho messo la firma sulla mia consacrazione, e poi incomincio la mia vita episcopale con il Papa. Mi considero felice, perché posso dire con, lasciatemi dire la parola, con orgoglio, che sono stato ordinato vescovo quando il Papa ha incominciato la sua vita pastorale a Roma come Papa, e il Papa ha incominciato la sua vita pastorale a Roma come vescovo di Roma quando io sono stato consacrato vescovo di Tunisi, cioè nello stesso tempo. Anche questo è un segno dei tempi, credo, che mi fa molto molto piacere.